Ciao ciao! Ecco, oggi in primo piano non ci sono io, per fortuna, dirà qualcuno. Allora, ma c'è una parte del mio lavoro, del mio tavolo, vi faccio vedere cosa ho sul tavolo. Allora, sarà abbastanza difficile anche perché, diciamo, i miei mezzi tecnici sono quello che sono, però, allora, vi mostro che cosa ho attualmente. Non ho messo in ordine, come potete anche ben vedere. Sono a buon punto con questi orecchini che mi hanno fatto veramente dannare l'anima da quasi 3 giorni a questa parte, però sono a buon punto, quindi direi che posso permettermi una piccola pausa. Siamo, diciamo, a tre quarti del lavoro, anche di più. Ok? E quindi vi faccio vedere cosa ho sul tavolo, qualcosa del mio lavoro. Allora, ecco qui, vedete un po' di quello che è rimasto dei fili. Ho fatto un gran macello di fili e ne ho consumato veramente tanto per questo lavoro, perché sono tornata indietro parecchie volte. Devo far così, l'ho messa a fuoco, perché ovviamente la mia macchina va a carbone, quindi purtroppo è così. Allora, sono tornata indietro molte volte, quindi potete vedere che c'è parecchio filo consumato, ma veramente, vabbè, dispiace tanto, ma purtroppo è così. Allora, qui ho messo qualcuna delle mie scatole. Sono le scatole in cui tengo le pietre, principalmente. Qui ci sono pietre, le ho divise per colore, attualmente sono divise in colori. E poi ne ho un po' anche qui dentro, però non so perché non mi sono ancora decisa a dare una sistemata, perché mi piacciono talmente tanto queste ultime pietre che ho comprato che non lo so, le voglio avere sempre sott'occhio, le ho nelle scatole di cartone. In realtà dovrei smistarle, però mi piacciono talmente tanto che boh, me le tengo qui. Ah, vabbè, una monomania. Qui vedete un po' di colori, hot pink e quarzo. Questa è ametista africana, mamma mia quanto è bella, stupenda, tutte bellissime. Questi sono granati fantastici, granati mystic quartz, sì, buonanotte mystic, magari non un quartzo. Poi cosa ho qua? Vediamo, quarzi lemon, apatite, bellissima, una delle mie preferite, io adoro le pietre dure, letteralmente. Questa merita di essere segnalata perché praticamente è ametista verde, verde chiaro chiaramente, bellissima. Poi ci sono queste labradorite, che ha un colore iridescente, fantastico. Poi ancora, vediamo un po'. Queste calli, no, calcedonia, scusatemi, come si chiama? Scusate, corniola. E questo è un calcedonio color birra. Birra scura, direi. Molto bello. Questi sono topazi. Iolite, insomma, pietre dure, per cui io vado letteralmente pazza. E stavo usando giusto adesso queste per fare gli orecchini, queste le trasporto alla luce. Ecco, queste sono, come si dice, delle ametiste color lavanda. Non so se il video renderà l'idea, ma hanno un colore spettacolare. Spettacolare, veramente bello, poi sono proprio belle, 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 belle. Vabbè, a parte il mio innamoramento per le pietre dure, allora adesso vi faccio una panoramica. Qui ho la solita torcia che uso ogni tanto per fare i chiodini, ne ho fatto qualcuno anche oggi, del filo, ovviamente, poi no, l'accendino non è perché io fumi, non fumo, ma mi serve perché la torcia. Per accendere la torcia perché sta facendo un po' di capricci ultimamente. Ok, poi c'è la scatola in cui tengo in questo momento un po' disordinatamente tutti i fili. Io ho catalogato i fili a seconda della misura e del tipo e li metto in queste buste, vedete? Tanto non ho delle grandi quantità di filo d'argento, compro sempre piccole quantità, ovviamente, e le metto qui, divise in queste buste. Ecco, qui ci sono alcuni dei miei lavori imbustati, ma da sistemare perché ho appena
li ho appena scaravoltati e sono da sistemare. Qui c'è qualcosa invece che è già avvolto nella carta per essere messo via definitivamente. Ho varie scatole di questo tipo, di cui in trasparente, e ognuna è un grado della preparazione. Praticamente questa è la tua zona finale, diciamo, quando imbusto, chiudo e metto via. E questa è la zona di attesa, anche se sono tutte imbustate, pulite, lavate e toccate con le mani pulite, perché comunque sotto questo aspetto, diciamo, sono un po' precisa. Allora, poi va bene, varie cose per il lavoro. Cose che aspettano, attendono una collocazione definitiva da qualche parte. Poi ho tolto dalla vendita questi bracciali, non so se qualcuno se ne sia accorto, ma penso proprio di no. Ho tolto un po' di bracciali perché, diciamo, non erano in sintonia con lo spirito del negozio, quindi li ho tolti. Allora, non so cosa ci farò. Uno l'ho messo qui perché intendo usarlo e me lo metterò io semplicemente, perché insomma qualcosa metterò anch'io, e gli altri, boh, se qualcuno li volesse mi può contattare perché non so che farne ed è un peccato sinceramente. Poi c'è il mio anello personale e voilà, me lo metto in rame, eccolo, ce la faccio da sola. No, ok, eccolo qua, questo è il mio in rame. Poi c'è una prova di anello, si vede che qui già c'è già da un po', devo migliorarla, ma insomma diciamo che ci sono. Poi c'è questo anello con l'argentium. Tempo fa ho comprato e speso un botto per l'argentium, che sì, mi piace, ma non ho ancora ben capito del tutto come sia. Devo un attimo fare mente locale, studiare anche questo argomento. Poi un altro anello di rame che devo pulire e poi passare nello zolfo. E poi ci sono lavori in attesa, qui dentro altri lavori in attesa, cavalluccio marino, marino, ah, ops, eccolo qua in attesa, sta qui dentro, ok. Poi scatole varie ed eventuali. Beh, ci sono ovviamente quelle che contengono la minuteria in argento, e sono queste che vedete. Qualcuna è vuota, qualcuna è piena, comunque insomma, poi chiodini anche scuri. Poi schiaccini, palline, cose varie. Vabbè, clinica veterinaria, vabbè, questo è perché costa, ok. Catene, catenine. No, ma c'è della catena nuova. Allora, un discorso, vorrei affrontare il discorso del costo della catena Rolò. Ma quanto la pagate voi? Cioè, perché io veramente al minimo che ho trovato, queste sono buone che le comprate, quante ne ho? Ancora poche, direi. Allora, io non so, cioè veramente l'ho trovata a 20 euro al metro oramai, 20 euro al metro, e con un metro forse voi sapete, schiaccini, non li uso quasi mai, sapete che con 20 euro, con un metro voi potete praticamente fare due collane, insomma non di più, quindi veramente è una cosa allucinante. Scatole, qui ho messo le cose trasparenti. Perle trasparenti, non ne ho moltissime. Queste le avevo prese in Toscana e sono di alabastro. Queste me le hanno mandate in omaggio. Penso che sia cristallo di rocca, oppure no, oppure addirittura vetro. Guarda, non lo so. Quarzo. Non lo so, non le uso perché non so cosa siano e devo studiarle. Questa è pietra di luna. Bellissima. Qualità AA, me lo sono scritto perché non voglio confondere poi con le varie qualità. E anche questa è bellissima, sempre pietra di luna, ha dei riflessi bluastri, Rainbow Blue Fire Moonstone, bellissima. Questa l'ho presa su Etsy. Il rosso, beh, il rosso non lo so, forse perché non è tra i miei colori preferiti. Ho poco, abbastanza poco. Questa è ceramica, qualcosa in granato, questa è la solita agata, la solita banale agata sinceramente. Allora, e poi ho la,
questa devo rimpinguarla, però c'è il quarto, questo è, bisogna che lo veda in italiano, allora sì, forse se lo leggo smoky quartzo, allora quarzo smoky, che è questa specie di color, non so, tra il caffè e il grigio. È bello, bello, bello. Poi ora con l'autunno, cioè ora, siamo in estate, però si comincia a pensare all'autunno, quindi è un colore che va moltissimo sempre, ma in modo particolare in autunno e inverno. E è bellissimo, mi piace molto. Queste rondelline belle. Allora, ho comprato queste rondelline stupende a Milano durante il Hobby Show. Non so se si possono vedere. Allora, belle. L'unico banco discreto di pietre dure che abbia visto mai all'Hobby Show. E non ricordo come si chiami, poi sono andata a cercarlo su internet, niente, non ho trovato come si chiama, vabbè, sarà per la prossima volta. Qui c'è qualcosa di nero, non molto, onice, onice nero striato, bello però, Allora, questa è la scatola dell'ametista, che in realtà conta di qualche cosa di più, perché ce l'ho nella scatolina che avete visto all'inizio. Oh, che belle queste, bellissime, però ne ho solo 5, quindi devo vedere che uso farne. Colore lavanda, bellissime, 3A, e poi palline, direi che sembrano 6 mm queste, ametista a pastiglie che ho preso da Le Gazze Ladre. Poi, quindi qui ho messo solo l'ametista. Poi qui metto le cose che non so dove piazzare, principalmente direi che occhio di tigre, mi cade tutto, occhio di tigre, no, questo è mocaite, però ha lo stesso colore, l'ho piazzata qua. E questo non lo so, ho preso dagli indiani, sono pietre perle di vetro, colore indefinito, ho messo qua. Ecco, doveva succedere. Allora, poi qui cosa ho? Qui ho il verde, qui tengo il verde, verde e giallo, qualcosa di giallo. Quindi ci sono i citrini, ecco qua i citrini. Peridoto, poi altri citrini molto piccoli, granati mandarino, sono piccoli, difficile che riesca a farveli vedere bene, granati mandarino, topazzi color lemon, che belli che sono topazzi stupendi. L'onice che ho usato tante volte anche per questo anello. Poi lavori in sospeso, allora questi lavori in rame, dunque praticamente ho fatto, vediamo, posso anche girarli qui, ho fatto dei chandelier, cioè orecchini a candeliere, a candelabro, però non mi piacevano le monachelle che ho preparato, questi sono finiti in realtà, lucidati e tutto, vedete? Però non mi piacevano le monachelle, quindi niente, devo rifare le monachelle perché non mi sembravano adatte, no? E le rifarò, ecco qua, sono loro, sono semplici, come qualcuno dice ogni tanto, semplice ma carino, poi io dentro di me penso semplice un par di ciufoli perché ci ho impiegato 2 giorni, però sì, è vero, insomma, la forma, diciamo che è vero, è così, è semplice, il risultato è semplice, però ho messo delle pietre dure, come vedete, crisoprasio, questa verde, e, oddio, cosa ho usato? Queste rosa sono, a santo cielo, non mi ricordo, però me lo sono scritto, quindi lo saprete presto. Tormaline e topazio, ok? E dunque, questi sono invece corniola,
Avventurina e Peridoto. Ok, ce l'ho fatta e vai. Perfetto. Poi, dunque, vi posso mostrare. Qui ho relegato un po' di Swarovski perché non li uso quasi mai, ma questi sono proprio degli avanzi di Swarovski. Vedete, non sono più appassionatissima, sono sincera. Che poi tengo anche questa cassetta di metallo. Perché non sono più appassionata? Perché mi sono innamorata delle pietre dure e lì scocca proprio l'amore. Ecco qua, qui ho altri Swarovski vari, no, qui c'è anche qualcosa in plastica, in resina. Oh, scusate, si fa dall'inquadratura. Quindi questi sono Swarovski che ogni tanto ancora uso, perché poi alla fine dico, ma non è possibile, cioè alla fine ho investito un capitale in queste cose, è giusto che le usi, però ho perso un po' di passione, ma sono qui. Poi c'è anche qualcosa in vetro, qualcosa in plastica, e così, del filo, del fireline. E che altro c'è? Perline di vario tipo e anche di vario colore, come vedete. Questa è la mia cassetta. Poi, magia, magia, e voilà, gli orecchini sono diventati scuri nel frattempo. Mentre si ricaricava la macchina, li ho passati allo zolfo, sono scuri. Siamo quasi a buon punto, adesso devo lucidarli, insomma, quasi finiti. Ok. Qui c'è una scatola ancora di cose che attendono, è rame, perché altrimenti se fosse argento non lascerei qui in questo modo. Sono cose in rame che attendono e questa è una prova. Sto un po' distante perché mi sono accorta che sto facendo delle brutte riprese, scusatemi. Questa è una prova che devo approfondire. E poi c'è, va bene, vi ricordate il nido? E poi c'è un'altra cosa molto bella e sto studiandomi la forma di questo, ops, come si chiama? Di questo oggettino in rame, un box praticamente, ma diciamo che qui mi sono, questo sarà qua da 6 mesi e prima o poi lo finirò, lo farò, se è sbagliato tra l'altro, vabbè. Ok, poi, pinze nuove, ho comprato delle pinze nuove, alleluia, alleluia. Allora, queste necessitano di essere cambiate presto. Non capisco perché non si trovino i ricambi per questa pinza. Cioè, in teoria si dovrebbero trovare, perché qui c'è una vite, una vite, e quindi va tolta. Però questa pinza sembrerebbe, mi hanno detto che non ha ricambi, lei personalmente. Allora, ho preso dove sono la pinza per tagliare, no, fatemi fare mente locale perché me le perdo. Dunque, ho preso questa di Bits & Co, sì, eccola, bella, una bella pinza. E per tagliare anche questa, sempre di Bits & Co. Devo ancora prendere un paio, due, forse tre pinze abbastanza utili, anche se poi le essenziali sono queste alla fine della fiera, come si dice da queste parti. E poi vi faccio vedere giusto qui in alto cosa c'è, del filo di ferro, braccialetti di rame che non so cosa ci farò, braccialetti. Vi ricordate i cuori, il tutorial che ho fatto sui cuori di ferro? Poi ci sono cose che ricordano il mio passaggio diciamo, da restauratrice a facitrice di gioielli, quindi vabbè, quindi ci sono righe, metri, tutto, vabbè. E poi c'è questo sarebbe un coprilampada, diciamo, che sto cercando di fare ormai da tempo immemore, è lì e aspetta, vabbè. E poi c'è questa lastra di rame enorme che mi è stata regalata, perché ovviamente io regali normali non ne ho mai ricevuti in vita mia, perché se non era un trapano era una morsa, se non era una morsa era una lastra di rame. E quindi questo è. E niente, lo userò, insomma, ci vorrà un po' di tempo per fare tutto. Ok. Poi qui dentro ho varie cose. Ecco, questa è una fila di lime che però ho
un po' perso, un po' ce li ho in giro, un po' sono qui, un po' perso, è assolutamente da rinnovare, quindi devo ricomprarle, tanto per cambiare. Poi qui ci sono delle pinze, un martello, la, come si dice, il calibro digitale, le misure per gli anelli, il foglio con le misure, di nuovo altre catenette. Questa è una panoramica generale. Allora, io devo finire assolutamente questi orecchini, quindi guarda cosa mi ha regalato mio nipote, ha trovato questo, mi ha regalato, cos'è, un citrino credo, un quarzo comunque, il mio dolcissimo nipote mi ha regalato questo. E allora il tavolo ovviamente è già rovinato e io allora mi dedico agli orecchini. Vi mando un bacio, ciao.